Eccoci qua, eccoci qua. Eccoci, Un'idea in crisi, un'idea in crisi. siamo tornati. Marco Marianello, E Carlo Cagnetti. un grande abbraccio a tutti i nostri ascoltatori, che Sì. sono tanti, che ci seguono tramite Facebook, tramite il sito di Radio Staff, Sì, vari social. tramite i nostri amici, tramite le nostre compagne, le nostre donne, i nostri chi altro. Veniamo al tema della trasmissione, Marco, perché è molto importante. Io vorrei indirizzare la trasmissione. Allora, il Ma titolo lo un contenuto sappiamo: gastronomico. minestrone o polpettone? Allora, io adesso non so di cosa andremo a parlare, cioè, io lo so, Ma noi te... parleremo del confucianesimo. Allora, ti vedo già in No, crisi, oh, ti vedo in crisi, attenzione, della perché confusione, del confusionesimo, confusionesimo. parliamo di cose serie. Il confucianesimo, allora, è un sistema filosofico che è nato. Ah, ma stai È dicendo il serio? chiaro, è chiaro. Ah, Così, ok. No, ma così non ci ascolta così nessuno. cambia subito la Questo tua... No, era il direi... volevo. No, invece vorrei Io, farti una no, domanda. ma perché adesso, perché ti ho buttato nel confucianesimo? Perché sono attratto, te lo dico chiaramente, dai sistemi orientali. Tu mi guardi un po' storto, però cioè, i sistemi No! orientali, secondo me, sono meglio di quelli occidentali. Ecco, io parto così, con questa. Con questo strale nei tuoi riguardi, perché tu sei, diciamo, un giurista che fa parte di un sistema occidentale, sistema giuridico occidentale. Io vedendo, anche leggendo i sistemi giuridici orientali, che poi sono giuridici, tra virgolette, perché più che altro loro si basano sulla tradizione, sulla filosofia, sulla religione, soprattutto l'Islam, però lì è un altro discorso. Ecco, volevo dirti. Che cosa ti ispira l'Oriente? L'Oriente dal punto di vista anche giuridico. Vediamo un po'. Partiamo così. Dai. Prego Marco. Ma oddio, La parola a Marco Marianello. premesso che non Partendo sono. dal confucianesimo, chiaramente. No, premesso che non sono Marco Polo. Sei Marco Marianello che è Quindi, ancora non mi intendo di niente, più che altro. No, lo sai perché ti dico? Perché il sistema orientale è basato sulla conciliazione. Sull'evitare il tribunale, sull'evitare il conflitto. A me questa cosa piace molto, credo che anche a te piaccia. No, piace però. Siccome io pensavo che questa sera affrontassimo No, puoi sviare temi perché puoi leggeri, sviare. diciamo, io non, pensavo che invece mi volessi Ti fare un'altra piace domanda. No, la mediazione? quello sì, quello sì, Oh, quello sì. meno male. Ti piace evitare il conflitto? Ove possibile, cioè, sempre, Perché noi siamo sempre. così conflittuali? Ecco, Ma chiamiamolo. perché anche il litigio, diciamo, spesso nasconde una volontà di prevalenza sull'altro, no? Di Ma perché prevaricazione solo a noi sull'altro. questa prevalenza Beh, sull'altro un po' un istinto ancestrale. e non per esempio altre culture? Perché? Perché le altre culture sono basate sul rispetto, sul famoso Beh, Li oddio, cinese. I cinesi sono basati sul non Li, so sul che dirti Qi, perché cerimoniale. Perché? io diciamo, Perché no, noi no? non è che In Cina, credo. quando tu vai in Cina, c'è il doppio inchino, il triplo inchino, cioè si instaura Sì. subito un rapporto, mentre tra noi, mentre che ne so, ci mandiamo subito a quel Non lo so, paese. però no, io non credo comunque, diciamo, questo è un po' un portato di una specie di neopositivismo, no? Che diciamo il nostro mondo è corrotto, gli altri No, mondi sono no, non ho belli, detto no? questo. Ho detto Però semplicemente che il nostro mondo è potrebbe, è conflittuale. troppo, ecco, conflittuale va bene, però troppo conflittuale, ma tu lo vedi anche nella tua Sì, no, attività io guarda, lo sai che professionale. pensavo? Che la domanda, siccome il titolo mi ispirava, no? Perché il titolo della puntata di Poi oggi a fine è. trasmissione tu capirai perché minestrone o No, polpettone. però Io ho già il titolo. buttato, allora, primo tema confucianesimo, sistemi orientali, e tu mi devi rispondere però. Sistema orientale, beh, diciamo, oggettivamente non li Non conosco, li e conosci. quindi diciamo, faccio come i filosofi stoici, no? Che facevano l'epopée. Non posso. Quindi non Non risalgo. posso. Sei un agnostico. No, non è che Quindi non agnostico, sono ti agnostico, da questo punto di vista sono totalmente ignorante, ho colto un fallo. No, no, quindi non è non so possibile. cosa Non è dire. possibile, signori e signori, ho E colto un no, nel fallo. senso che Ho colto in fallo Marco Marianello, non so, insomma. Però ecco, cerco, penso che tu abbia capito quello Sì, no, che intendessi ma io lo dire. sai che mi intendevo dire, che siccome il tema della puntata, caro Carlo, mi ispira molto, Bene, bene. pensavo Quindi che un tu... Marco Marianello informissima. No, Quindi attenzione, non spegnete, non cambiate sito. no, No, io no, no.││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 
pensavo che il tema fosse Palazzo di riferito Sesso, alla quindi televisione, cioè è una televisione, ma no, pensavo che tu volessi affrontare la crisi della TV generalista, sì. che se tu ci hai fatto caso, negli ultimi anni ha aumentato nei palinsesti in modo esponenziale le trasmissioni dedicate alla cucina, Hai perché costano ragione, poco. hai Hai fatto ragione, caso, no? Per ridurre i hai costi, ragione. no? Io partivo Io dal pensavo da confine. quello. No, Cioè, tu, siccome hai sei molto più ragione. evoluto di me, io sono molto Ci più sono rozzo, tante. più ignorante, no? Io No, pensavo. hai colto veramente nel segno. Perché io, non volendo, ho messo questo titolo. Volevo intendere minestrone, passiamo un po', cioè mettiamo un Se po' tu di dici la carote, zucchine, miscellanea, miscellane, carote, zucchine, Invece pensavo, ceci, perché ti facciamo. riferissi Allora, ecco, all'esplosione, visto perfetto, anche che adesso fanno addirittura dei, come si dice, dei, quiz, no? no, ormai ci sono Ah, come addirittura no? Dei cult, dei sì, cult della pazzesco, TV, dove sono delle sì. gare, no, per Sì. diventare, Ci sono i MasterChef, ecco, diciamo, io non volevo fare pubblicità, diciamo, no, ci chiediamo sono scusa, dei format ormai, dei dei format davvero, davvero ben fatti, devo dire la verità, perché si creano delle gare vere e proprie Forse perché tra c'è una chef. crisi economica e le persone stanno riscoprendo che cucinare in casa è più economico che mangiare fuori casa. Allora, da un punto di No? vista anche culturale, questo tipo di trasmissioni sicuramente possono risultare interessanti, ma soprattutto per le persone a cui piace cucinare. Ok? Per esempio, a me non piace cucinare. Tu non cucini quando sei a casa? Io cucino il minimo Ok. indispensabile. Tu invece, vediamo un po' così la gente. Poi chiediamo anche il parere ai nostri amici che ci stanno Dai, ascoltando. quando, allora diciamo che Mario, Marco Mariano cucina. io ho subito un fenomeno Bravo. di impigrimento, perché quando vivevo da solo cucinavo. E adesso invece c'è tua moglie, Adesso purtroppo quindi hai perso la mano. da un bel po' di Quindi anni ufficialmente non ti interessano che ufficialmente sono le trasmissioni. disoccupato Sei da un punto di vista della disoccupato cucina dal punto di vista culinario, diciamo. culinario. Quindi queste trasmissioni non ti interessano, trasmissioni culinarie, non le No, non le vedo, non le vedi. Ma vedo. nemmeno io devo dire la verità, Marco. Cioè, nel Non le senso, sì, possono essere interessanti, possono, vedo. che ne Anche se so. alcuni conduttori sono diventati famosissimi, no? Perché adesso tutti. C'è quell'americano, quel biondino americano, ho visto qualche trasmissione. Ah, Gordon Gordon Ramsay. Ramsay, che è pazzesco. Sì, Mamma hai mia. visto anche. Ci fa entrare nei ristoranti più squallidi d'America, Sì, però sanno visto, ecco, ormai hanno schifezze. creato una serie anche di indotto economico sulla cucina, no? Dalle gare pure, visto, Io credo che a interessi, ecco, se internet. fanno tu questo format di trasmissioni vuol dire che comunque hanno degli Beh, ascolti, diciamo che anche se devo probabilmente. dire in televisione si vede di tutto, cioè si passa veramente dalla cucina a trasmissioni sul confucianesimo, per esempio. Cioè, Beh, sul confucianesimo sì, è troppo elevato, forse alle però 3 ci di sono, notte, perché ci io vedo sono, ci sono. trasmissioni spazzatura, perché Allora, vediamo un po'. Le trasmissioni di spazzatura le fanno in un certo orario, già questo è indicativo, cioè lo fanno un orario di massimo ascolto. Per esempio, io non sopporto i quiz che fa la Rai, ecco, io devo essere sincero, i quiz, ma quelli quella sono dei pacchi, spazzatori. quella dei Spazzatura pacchi. intendo, no, ma I pacchi, intendo, ma che trasmissione ma è? Che intendo quiz? spazzatura. Ma l'hai capito quello No, ma io intendo, che. Ma hai quello non è capito? spazzatura, quello è un gioco a premi, no, ma spazzatura Ah. intendo dove proprio litigano, che si accapigliano, tipo, visto, che ne so, le trasmissioni dove ci stanno i tronisti, dove. Le isole dei famosi, questo tipo di Sì, Grande Fratelli. dove appunto sono litigi pazzeschi che fanno alzare l'audience, pensavo ti Ecco, riferissi a quello. perfetto, perfetto. Tipo, ma io tipo Oppure, che ne so, spazzatura. gli interventi di noti opinionisti in televisione che finiscono sempre con litigi, parolacce, Molto spesso che che vanno sono, sempre su YouTube, sì, no? molto spesso quelle Secondo me sono parolacce sono studiate. studiate. Diciamo che l'antesignano di questo tipo di televisione fu Aldo Biscardi, non so se lo ricordi. Come no? Il processo Esatto, il dell'Olivetti. processo dell'Olivetti è stata la prima trasmissione in cui i litigi vennero, tra virgolette, istituzionalizzati. Sì. C'era Mosca che litiga col giornalista di turno, col Io mi giocatore. ricordo Ti il ricordi quella medico famosa Pendolino di Mosca. Pendolino Fantasma, ti ricordi quella famosa pseudo intervista di Mosca a Zico Sì. che venne pubblicata sulla Gazzetta dello Sport? Ci fu un risalto pazzesco. Ecco, E poi dopo anche. Zico disse: "Ma io non ti ho mai visto, che intervista hai No, ma fatto?" anche. Cioè, un'intervista completamente inventata.
Dana è stupendo Adesso, questo. visto che tu te ne occupi, Sì. un settore sicuramente ultra trash è proprio il mondo del calcio, no? Dove Non mi provocare, si eh. danno Non sfogo mi a provocare, tutti i bassi possiamo istinti. parlare già della questione arbitrale, naturalmente riferita alla Lazio, perché è scoppiato il bubone, caro Marco, te lo devo dire la verità. Ora, a parte Roma-Juventus e Juve-Roma, che sono le due partite in cui sicuramente si parlerà per secoli, si parla ancora del gol di Turone, che per i romanisti era buono, per i juventini era fuori gioco, addirittura si parlò di Moviola che venne in un certo qual senso modificata. Quindi, a parte Roma-Juve e Juve-Roma, che sono le partite, chiamiamole simbolo, delle polemiche, no? Interrogazioni parlamentari. Dopo Juve e Roma, che cosa è successo? Politici, che hanno fatto, Marco? Sì, Di tutto. però noi ci dobbiamo chiedere, no? Sì. A queste cose però. No, Cui protest? Questo direbbe ma perché Rodrigo. qui però disse no, lo capisco perché ovviamente quando presidenti, no, creano delle squadre senza capo né coda per giustificare, no, I i fallimenti fallimenti, ovviamente tecnici con chi te la prendi, con con l'altro. l'arbitro, no, è Esatto. evidente, no? Cioè, la cosa che è incredibile è che all'estero tutti questi psicodrammi non No, avvengono. all'estero poi tra le altre Cioè, cose vedo, no, le ci squadre. sono anche episodi secondo me più gravi Sì, ma rispetto poi, alle hai altre. visto, Non dico. retrocedono con dignità, non come fanno. Retrocedono tra le altre cose con i tifosi che applaudono la propria Sì, squadra ma in poi non è ascesa. che No, fanno non è un tutti dramma, questi no. psicodrammi. Allora la domanda che dobbiamo porci è un'altra. Cioè, Perché il dramma in Italia? perché non c'è una cultura sportiva, E perché non fondamentalmente. c'è la cultura sportiva? Non c'è la cultura sportiva perché io lo Che noto forse non si sempre. vuole che ci sia. Non c'è, no, non c'è proprio nel nostro, siccome secondo me siamo, diciamo, dotati di un notevole senso di invidia, no? Perché ovviamente siamo invidiosi del successo degli altri, quindi pensiamo che denigrandoli, attaccandoli, minimizziamo la nostra mediocrità. Questa è una bella spiegazione. Cioè, Cioè, noi siamo persone mediocri. tutto nasce dalla nostra invidia, nostra ci Sì, mettiamo anche noi, anche noi, nei certo. confronti dei giocatori di calcio che prendono tanti soldi, oppure degli arbitri che hanno un potere enorme. C'è Sì. chi ha Beh, detto che l'arbitro addirittura ha più potere del magistrato, tu pensa? Sei d'accordo? all'interno di un campo di calcio Più sicuramente sì. Beh, potere. sicuramente sì, ognuno nel proprio ambito, al di fuori no. Quindi la nostra invidia che viene proiettata all'esterno e quindi si creano tutti questi disastri, lì è la mancanza di cultura. Beh, la mancanza di cultura è quella perché non si accetta in primo luogo, cioè io ti dico già culturalmente da cosa lo noti, io quando vedo le interviste dopo partita, la parola più utilizzata, oltre agli errori arbitrali, è siamo stati sfortunati, no? Questo ormai è un classico. Sì, la E sfortuna, devo dire la è un verità, che classico seguo che il calcio da accompagna, 50 anni, no? devo dire la No, è un verità, classico. è un qualcosa che viene detto sempre. E poi non ho mai Sfortuna. conosciuto un allenatore che a fine partita dica chiaramente che l'avversario ha giocato meglio e è stato più forte. Ovviamente un conto è fare il fair play quando hai perso 5-0, lì penso che c'è poco da dire, no? Sì. Però riconoscere l'avversario è stato superiore anche se ha vinto 1-0. 1-0 perché casomai ha ottenuto il possesso di palla per l'80%, no? Poi ovviamente chi è un perdente si va ad attaccare a un singolo episodio. Esatto, Perché fa comodo quello. ma infatti bisogna esulare dal singolo episodio perché allora cerchiamo di fare un po' di chiarezza. Cioè, io ti dico L'arbitro, te dico la verità, prego, prego, devi proprio dire la verità, Marco. come la penso io, Certo, no? Cioè, perché no? le squadre italiane oggi non sono a livello delle prime 10 europee, diciamo, no? Ma Le prime 10-10 10. mi pare un po' Beh, esagerato. però, La diciamo. Juventus, secondo me, Vabbè, ci rientra tra le comunque la prime 10. Juventus, comunque. Ci rientra. Diciamo, secondo me, ha le stesse possibilità di arrivare in finale di Champions di quanto io e te ce ne abbiamo ad arrivare a Wimbledon in No, finale, questo è diciamo. vero, questo è vero. No. La Juventus ha sicuramente 3-4 squadre Adesso ci superiori, potrà essere sicuramente. sicuramente la partita dove potrà avere più o meno un torto arbitrale, però se gioca contro squadre più Real Madrid, attrezzate, certo. è ovvio che hanno individualità e il collettivo più forte. Cioè, onestamente, no? Quando tu Ma presenti questo il la tifoso lo sa, io coppia il tifoso juventino lo sa. d'attacco, Sì. ti dico Llorente Tevez, che
che sono una buona Cristiano coppia, Ronaldo e però Benzema. paragonati alle coppie di queste altre squadre, insomma, è ovvio che l'attacco risulta meno incisivo. Anche se devo dire sta crescendo un certo morale a proposito Sta di crescendo un certo che il Real morale. Madrid già ci ha rimesso gli occhi perché c'è il diritto di Ah, sì, recompera, sarebbe che vuol un'opzione per il dire, riacquisto, diciamo. però non quest'anno, No, però adesso 30 milioni è non poco, onestamente, capito, ci manca questa sì. mentalità, diciamo, obiettiva, no? Perché Ma noi siamo sempre stati, diciamoci la verità, anche storicamente l'Italia feudale, sì. l'Italia diciamo divisa, l'Italia litigiosa, l'Italia degli stati, dei cittadini, dei vassalli, dei valvassori, che comunque sia trovavano sfogo nelle loro manifestazioni proprio in questo, cioè nel litigio, ecco, nel diverbio, nel trovare sempre anche una giustificazione, come dici giustamente tu, cioè nel senso, magari tu perdi la partita, invece di dare dei meriti all'avversario, che cosa dici? Sfortuna, arbitro, ci mancava questo, ci mancava quest'altro, il campo. Io ho sentito Capello tanti anni fa, per giustificare la sconfitta della Roma, a Siena disse che l'erba era alta. Capello, stiamo parlando di un professionista assolutamente No, perché esterno. dopo, Cioè, ovviamente, ecco, se il sistema è così, ti adegui al sistema. allora, ottimo, ottimo e abbondante. Allora un professionista serio, professionista che guadagna tanti soldi, deve adeguarsi al sistema o non deve adeguarsi a questo sistema? E io poi alla fine penso che si Diciamo, debba purtroppo adeguare. il sistema è uno strano e molto ipocrita, no? Perché Esatto. tu lo vedi, succede questa cosa del Parma, sembra che succeda a Ciel Sereno, no? Ovviamente Ma io nessuno so, se n'è accorto all'inizio del ma nessuno campionato, se ne è fregato, e diciamoci la capito? verità, E poi dopo la storia del Parma, all'improvviso ti trovi in campionato che è falsato. esatto, la storia del Parma è davvero, come dire, lo è Emblematica. emblematico, lo specchio del nostro paese, come va adesso. Hai detto bene, il Parma inizia un campionato che non avrebbe dovuto iniziare, perché non avrebbe dovuto iniziare? Perché non si è ottemperato a nulla, né agli stipendi per i giocatori, né ai soldi per i fornitori, né altri adempimenti. Il Parma inizia il campionato, i giocatori non prendono i soldi, si arriva alla terza di ritorno con lo spettro del fallimento. Io credo che alla fine il Parma finirà il campionato proprio per evitare quest'onta italiana, oserei dire, perché adesso non è più il problema del Parma, io direi che è il problema un po' di tutto il calcio italiano. Cioè, togliere una squadra perché fallisce e magari fargli finire il campionato perché mette i giocatori della primavera, cioè diventa veramente un qualcosa di Sì. Sì. vergognoso. Non è mai successo, credo che non sia mai successo nella storia del campione italiano. La storia del campione della Giro 1 non è mai successo. Ma poniamoci anche questa domanda: perché è successo? Perché anche qui è semplice, I quello, controlli, i controllori. diciamo, il problema serio secondo me è che il campionato va ridotto come numero di Allora, squadre. qui sfondi una porta aperta, caro Marco. Qui il campionato va ridotto. Io ho un'idea e qui la dico in questa trasmissione. Minestrone e polpettone. Bisogna creare una Superlega, non c'è niente da fare. Cioè, inutile giocare un campionato a 20 squadre, un campionato in cui tante squadre sono nettamente più deboli rispetto alle prime. Perché ci sono molte partite che sono sinceramente Sì, ma il problema insignificanti. è Ad ovvio esempio, che una di queste tutto è Roma-Parma di si fonda domenica. sui diritti televisivi, no? Sì, Perché però la televisione in quel caso ha ovviamente più sbagliato. partite Esatto, fai, capito? più. E Sì, ma la più la gente non se ne torta. vede più. Io Lo so, ti dico infatti che c'è faccio troppo questo calcio in esempio: televisione, Sky no? ha un polpettone di partite. Tu magari non ci credi, ma Sky da venerdì a lunedì di tutti i campionati nel suo palinsesto, a parte tutte le partite del campione italiano, di Serie A, di Serie B. 24 partite di calcio estero, te lo ripeto, 20, io l'ho contato, 24 partite. Tu mi devi dire come un abbonato che paga dei soldi, come fa a vedersi 24 Beh, se non partite? lavora, si vuole rincretinire stando in casa a No, ma vedere tutta questa roba. anche se non lavorassi, ma come gli verrebbe in testa di vedersi tutte e 24 le partite? Come è possibile? Cioè, è un qualcosa di demenziale, ma non lo pensano i padroni del vapore. Cioè loro pensano magari di mettere più partite nel menù
pensano veramente di fare del bene al calcio? Io credo di no, sinceramente. Certo. D'altronde anche questo è un sistema perverso, perché nel momento in cui tu accetti, no, un monte ingaggi che lievita ogni So, anno, Marco, ma 24 partite sono so, tante, da venerdì al lunedì. C'è il che campionato ti devo dire? francese, olandese, inglese, tedesco, spagnolo, escluso quello italiano. Cioè, qui bisogna finire che Sì. veramente in un weekend, cioè, propongono 100 partite, diventi scemo. Anche Sì. per chi ama il calcio. Tu fai odiare il calcio a chi ama il Ma tutti i calcio. canali ormai dove c'è un'offerta elevatissima, no? Visto che ci sono canali monotematici che fanno sport 24 ore al giorno, effettivamente, diciamo che diventa un po' Ma non fanno del male al calcio. Questi alienante. canali monotematici fanno male al calcio. Ma secondo me, Come come tutte fanno le cose, male? il troppo stroppia sempre, Appunto, insomma, nel come senso che questi, poi. parlavano dei trash, come questi trash, ce ne stanno talmente, magari Ma il trash lo qualcuno sai perché piace? acchiappa. Perché secondo me acchiappa il Perché trash, acchiappa. perché quando tu vedi un altro essere umano che si comporta in modo abominevole, tu Ti automaticamente elevi, diciamo, ma ti senti quanto migliore, no? sono figo. Ti senti migliore, Ottima, ottima. no? E quindi è una forma di auto, diciamo, Convincimento e autoconvincimento autoelogio, e quanto sono autoelogio. bravo, Dice, pulito, non sono a bello. livello di questi. E invece magari è pure peggio. Però Cioè, ovviamente sotto stress sei anche peggio. ecco, questo è Perché davvero. poi è facile essere signorili fino a che non sei coinvolto, no? Però io ho visto persone che sotto stress perdono completamente il controllo. Esatto. Tu poi nel tuo lavoro sicuramente ti sarà capitato di vedere questo Sì. tipo di giudizio. Però io parlavo della Superliga. Vediamo un po' se sei d'accordo, se sono d'accordo i nostri amici Una all'ascolto. Superlega di radio, dici tu? No, Superlega per il No, era calcio. una battuta. No, Ok. no, no, no. Anche una Superlega di radio, magari i nostri amici li conosciamo, che ne so, creare un pool Un pool di trasmissioni. di radio critiche, chiamiamo, o Di Radio criptiche. Polpettone. Il radio Polpettone. Ti piace questo? A me il polpettone piace, però deve essere Ma tu fatto. preferisci il minestrone o il No, polpettone? polpettone tutta la vita. Ah sì. Minestrone io sono costretto a mangiarlo perché mi dicono che fa bene. Ma tu lo mangi con riso o solo con le In entrambi i casi. verdure? Entrambi i casi, Sì, ok. come Perché tu verdura. fai sport. Però ci vuole la famosa fetta di formaggio dentro il Ah, minestrone. ok. Capito? Anche se non vuoi troppo suicidare, però la Ok. buccia Va deve fare. bene, Dicevo della va bene. E nel Superliga, il polpettone? polpettone ci deve essere l'aglio sicuro, Ah, ok. erbetta, io vado matto per l'aglio. Parliamo della Superliga di calcio, cioè ci sono 20 squadre in Italia, no? Che compongono il campione serie. Abbiamo visto i problemi del Parma, ma i problemi di Sì. tante altre squadre, ci sono squadre obiettivamente con tutto il rispetto a Cesena, lo stesso Cagliari, Chievo. Francamente sono squadre che non me ne vogliano tifosi Lo sai che che adesso tutti i tifosi di queste squadre sì, cambiano subito vabbè, è cambiato frequenza. canale, ragazzi, che vi devo dire? Io sono più diciamo, sull'idea di De Laurentiis, cioè quella di fare un campionato veramente di tipo stile americano, so che noi non siamo americani, però stile americano, Tipo NFL. 12 grandi squadre, le squadre che ne so, che hanno vinto gli scudetti. Le squadre che hanno un bacino di utenza importante, le squadre più importanti, le squadre delle grandi città. Questi fanno una Superliga. Io adesso non so, 12, 15, fate vobis. Però diciamo questa Superliga qua. Partire di andata e ritorno e poi assolutamente playoff per rendere ancora più stimolante, ancora più bello il campionato. Tu lo sai meglio di me, in America perché ci sono i playoff? Perché sono stupidi gli americani. No, il E perché? playoff, sì, però lì avendo una cultura un po' più sviluppata della nostra, da noi i playoff poi li giocheresti con l'elmetto. Beh, sarebbe bello, sarebbe ancora più Dovre, bello. Dunque, dovresti, questa Superliga, dovresti avere un arbitro che è un poi una robot, prima insomma. categoria, una serie A, diciamo, Una serie A2, chiamiamola. bravo, una serie A2 di livello medio, poi le denominazioni appunto si possono trovare tranquillamente, una serie A2 di medio livello in cui ci sono queste squadre che stanno tuttora in serie A, che se la giocano per entrare nella Superlega. Ma ragazzi, se voi vendete questo format di campionato, ma lo sapete quanti soldi, quanti spot
sponsor si avvingherebbero per avere i diritti di questo campionato. Ma io parlo anche di stranieri, diritti stranieri. Voi vedresti in prospettiva una Superlega anche europea? Esatto, anche una super, ma anche la Champions secondo me arriverà Anche a perché io ti dico, quell'idea. Ci sono troppe squadre che in Champions fanno la figura veramente assurda, cioè fanno il girone, sono ultime a zero, cioè le famose squadre cuscinetto, non dovrebbe perché essere più da noi si è tollerato. sempre preferito privilegiare la rappresentatività geografica a scapito della forza Ma vale, sportiva, perfetto. diciamo, no? Ok, Perché il motivo è questo. ma vale questo discorso adesso? Secondo me adesso meno. Perfetto. Quindi è ovvio Mi dai che se ragione, vuoi dai. andare Marco Marianello sul mi dà ragione. campionato professionistico devi avere altri parametri. Ma per crescere, ma io non lo dico per regredire. Sempre nei campionati professionistici americani si sta anche il salary cap, c'è cioè un tetto agli ingaggi Quello è un che quello anche da discorso. noi andrebbe introdotto per Quello è un discorso che evitare i alcune. fallimenti delle squadre. Perfetto, un discorso che alcune società lo stanno facendo da anni. Adesso non perché io sia della Lazio, però l'Udito lo sta facendo da tanti anni questo discorso del salary cap. Ha messo un tetto che è 2 milioni di ingaggio netto, netto, okay? È chiaro che comunque sia, capisco perfettamente la Juventus che ha un fatturato 3 volte tanto la Lazio, è evidente che la Juventus può permettersi ingaggi superiori, ma è anche giusto così, questo è il libero mercato. Poi però si creano delle situazioni, cioè se tu metti il salary cap lo dovrebbero fare tutti, però la Juventus per esempio, giustamente che fa la Champions, non può mettere il salary cap a 2 milioni di euro, se no avrebbe dei giocatori sicuramente inferiori e non potrebbe partecipare con grande rilevanza alla Champions. Ecco, poi questa situazione degli stadi, bisogna pure organizzare questa cosa, cioè l'unica squadra che ha lo stadio è la Juventus e già gli dà un bel vantaggio. Eh certo, Vantaggio lo stadio di societario, proprietà ti vantaggio dà anche finito. delle entrate supplementari. Adesso ci sono altre società, posso dire il Milan che ha presentato il Tu progetto, sei la stato a Roma. vedere il museo del Barcellona nel Camp Non sono Nou? stato e Ti consiglio di andarci, mi hanno molto parlato, bene. ma lì a livello societario c'è, tu sei esperto di diritto societario, me lo puoi tranquillamente confermare, lì c'è veramente un'altra struttura, cioè sono società cosiddette ad azionariato popolare. Che vuol dire azionariato popolare? Che Hanno vuol dire 100.000 soci. Che fanno questi 100.000 soci? Mettono soldi? che il socio a quel No. punto, quando tu sei proprietario delle azioni della società, se poi la società Ecco, per fare nuovi scusami, per esempio, Real Madrid e Barcellona sono quotate in borsa? sono società che non so se sono quotate Non in credo. borsa. Ma si parla sempre di questi 100.000 soci. Beh, nel senso che Tu nel momento in cui tu frammenti la proprietà della società tra tanti soci, tu hai il vantaggio che poi quando devi fare un'operazione di aumento del capitale sociale, mi pare che chiedi nuovi finanziamenti ai soci e in cambio gli dai altre azioni con cui si guadagnano, con però. cui poi dopo si spera Tu che lo sai, abbiano dei ecco, dividendi. abbiamo un ascoltatore in linea, mi Sì, pare di beh, capire. probabilmente ci stanno contattando. Ci stanno contattando. No, ecco, il discorso anche della quotazione in borsa, caro Marco, andrebbe Infatti qui fatto. ci sono degli Ecco, perché la ascoltatori. quotazione, per esempio, ci chiedono della quotazione in No, borsa. degli Ma ascoltatori. vale la pena, una cosa dice, vale la pena essere quotato in borsa in Sì, Italia? ma alcuni ascoltatori dice, perché parlate solo di calcio? No, abbiamo guardato. Allora, cerchiamo di fare una scaletta mentale. Siamo partiti con il confucianesimo, giusto? Siamo passati alle trasmissioni gastronomiche, ok? Adesso abbiamo inquadrato Abbiamo parlato del trash, quindi ci il rientrerà trash anche il in calcio, calcio, ok? che Perfetto. è molto Abbiamo trash. inquadrato il calcio, chiudiamo la parentesi calcio, Sì, stiamo andando con l'ultima 29-0. campagna acquisti, perché altro lo sai che poi ecco un'altra caratteristica di coloro che non vincono mai E andare sul mercato. è che parlano sempre di mercato, ovviamente tirando Poi. fuori dei nomi più o meno improbabili. Esatto, il mercato è veramente No, il un mercato è una carrozzone, fissa, no? ma direi che è anche una finta. Ecco, Ah, certo. questo mercato fatto di prestiti, ogni obbligo di riscatto, Non ci sono i pagamenti, soldi. chiariamo appunto che non ci sono i soldi, quindi questi sono degli artifici, Beh, quindi mi ricorda la sicuramente. barzelletta di quello che aveva venduto
col cane, lo sai. Ecco, dici questa barzelletta Ah, è perché molto capita semplice. a Cecio, adesso che si parla di minestrone, È una battuta, significativa. Ci sta Carlo che incontra Marco sotto il palazzo, gli fa, dice: ciao Marco, come stai? Bene. Dice: ma il tuo cagnolino non lo vedo, che fine ha fatto? Dice: guarda, l'ho venduto. Dice: l'hai venduto? Dice: sì, ma hanno fatto un'offerta che non potevo rinunciare. Dice: perché? Dice: perché mi hanno dato 1 milione di euro. Dice: 1 milione di euro. Dice: come ti hanno pagato? Dico: beh, guarda, mi hanno dato due gatti da 500.000. Quindi, E il mercato il attuale, mercato attuale è proprio gli così. scambi di figurine, capito? Esatto, Dando dei valori convenzionali. sembrerebbe, guarda, io scherzando ridendo dico questo è il Il grano c'ha il mercato, suo gatto da 500.000 euro. i soldi che girano in questo mercato sono i soldi del Monopoli, Sì, certo sono soldi finti, chiaramente loro proprio operazioni fittizie. sì. Sì. Lo chiudiamo il discorso trash o Beh, no? Vogliamo di qualcos'altro sul trash da politico, il trash il trash politico. anche politico, certo, adesso acchiappa, no? Il Tu trash vedi, politico è per molto. esempio, un'altra cosa Si è che... rotto il patto del Nazareno. Ecco, quindi la Sì, butto ma quello... là. Trash, quello, Se, lo sai che no, Nazareno. il trash politico tu lo vedi da che cosa? Dal fatto, no? Come abbiamo detto, che per risparmiare ci propina la TV generalista, ormai la trasmissione cucina, un altro genere molto abusato, oltre i vari talent, oltre le varie, Io chiamiamole, i talent dei bambini, ragazzi, andrebbe veramente proprio poi ho andrebbero visto i aboliti. vari giochi a premi, I pacchi. i vari, che ti posso dire, social, tutte poi le varie gare che avvengono in TV. Un'altra grande categoria è quella dei talk show, Talk dove show. arrivano i politici a dire boiate galattiche, ovviamente tutte cifre sparate a caso, tutte. Ma anche talk show, a parte politici, ma anche quelli basati sui drammi umani. Ah, Quelli quello che sì, quello è un altro quella, canale, la perché è la morbosità. morbosità, Sì, è una i cosa. famosi delitti Ecco, efferati dove ci sono esatto. inviati, Tu ti dici pescare nel quante torbido. coltellate gli ha dato, quante volte è stata stuprata. Cioè, ma che cosa serve Ma questa cosa? niente, Cioè, però c'è gente che. Cioè, probabilmente anche quello io fa sinceramente audience. non. Ecco, allora, ragazzi, io sono un soggetto anomalo. Chiedo scusa, Beh, nel io senso che tu sto probabilmente in non hai curiosità crisi. morbosa. Io sto in crisi. Posso dire essere in crisi perché se tu mi dici che quelle trasmissioni fanno audience, io non le ho mai viste e non le voglio vedere. Sinceramente, non Ma le voglio vedi, vedere. infatti anche Tu noi, le vedi? no? La difficoltà qual è? Noi stiamo cercando da settembre di fare una radio, diciamo, pacata, Un po' diversa, un dai. po' diversa, non ricca Mettere sul di... tappeto. Per esempio, quando apro alcune radio, Ecco, rimango parliamo, trasecolato dalla volgarità, dai contenuti. dai. Diciamo pure quale radio, diciamo pure. No, non dico le radio, però rimango trasecolato dalla volgarità dei contenuti, dall'aggressività, dal fatto che Quindi, il allora, turpiloquio sembra una forma di comunicazione. perfetto, le componenti. Attuali che tirano sono aggressività, sono turpiloquio, devo dire questo? Beh sì, perché allora è Violenza, facile, no? violenza, Tu anche come violenza. fai a levare l'ascolto Perché quando solo in tu quel modo. vai sul non convenzionale, no? Ah, il non convenzionale paradossalmente è la maleducazione, l'aggressività, la violenza fisica e Litigio, litigio verbale, inventato, il litigio tutto a inventato, fine commerciale. tutto a fine commerciale. Perfetto, ok. Però E ho un spesso anche sfruttando, sì, ma purtroppo lo sai che vedo il cinismo anche di alcuni conduttori che sfruttano anche purtroppo i sentimenti. l'idiozia degli ascoltatori, perché... Oh, ecco, e se, scusami, fermati un attimo. Hai detto l'idiozia degli ascoltatori, ok? Chiariamo una cosa. Se una persona ha un minimo di cervello, questo tipo di trash, tra virgolette, non lo vede, a meno che non si voglia far del male. Perché lo vede? Perché è idiota. Perché l'hanno fatto diventare idiota. No, Io perché è non lo so. facile, cioè, se tu fai, adesso io dico una cosa, no? Tu quante trasmissioni hai sentito dove si fanno una collezione di luoghi comuni, no? Sì.
che ne so, è facile andare in televisione e dici: i politici sono tutti ladri, sono tutti Sì, è corrotti, molto facile. guadagnano troppo. Ma dopo, le stesse persone, casomai, che fanno queste critiche in televisione, sono quelli che alla prima occasione vanno dal politico a chiedere il favore, vanno, no, purtroppo perché? Perché c'è poi una dissociazione pazzesca tra quello che poi concretamente si dice e E poi quello quello che che si fa. invece poi concretamente si fa. Che Certo. Ma questa è una cosa. quindi c'è anche tanta ipocrisia. Perfetto, allora, torniamo allora al fatto che il popolo italiano alla fine è un popolo ipocrita, questo vogliamo dire. Siamo ipocriti, Diciamo più che ipocriti siamo. siamo, come si può Allora c'aveva ragione dire? il No, Presidente, forse aveva tutti con ragione, tutte le no, maschere, forse aveva tutti con le ragione, maschere. sì, aveva ragione anche Grandello, Machiavelli, no, quando diceva il Machiavelli, cinismo, no? Siamo tutti fine giù, cinici. tutti cinici, fine giustifica i mezzi. Siamo Sì, molto egoisti, guarda, individualisti. molto individualisti. Tu che comunque sia l'Europa la conosci abbastanza bene perché hai viaggiato, tu pensi che l'italiano sia veramente così deteriore rispetto agli altri cittadini? No, ovviamente, ecco, vale il Agli inglesi discorso. come sono, per Ma no, ma esempio? Gli vale inglesi come gli sono? altri, Questa... lo sai qual è il problema? Non è No, che gli altri scusa, sono no, migliori di rispondi alla noi. domanda. Gli inglesi come sono? Che c'hanno Probabilmente, più ti di dico come noi? sono. Allora, non hanno, allora, nessun popolo ha più di noi. Oh, Sicuramente quello che non hanno di noi è il lassismo ormai totale che c'è nel nostro paese. Cioè, tu ti sei mai chiesto perché lo straniero che viene a Roma automaticamente è come entrare in un talent, in un social, si adegua subito alla fauna locale. Se cioè vede, diventa diventa anche lui a sua volta un animale, no? vabbè. No, un animale, nel senso che Si adegua all'ambiente, ho lo stesso capito. soggetto che a Zurigo, a Hai Londra, a Parigi ragione, non si hai sognerebbe mai di mettere i piedi a bagno dentro le ragione. fontane, Ma non mi fa venire in mente, viene a però Roma, mette i piedi a bagno in mi fa Fontana di venire Trevi, nella in mente, barcaccia. bravissimo. Perché? Perché non gli fanno nulla. Infatti mi Lasci ricordo. le bottiglie di birra davanti Esatto. ai portoni di casa, o addirittura fai i bisogni davanti ai portoni di casa, perché Perché figurati. allora è una cosa gravissima, perché vedono l'Italia come veramente un cesso, No, nel vedono senso l'Italia come un paese dove si può fare dove di si tutto. può fare tutto senza incorrere in sanzioni. Cioè, ti dico una cosa, tu ogni volta che vieni qui per fare le trasmissioni, la tua difficoltà è passare sul marciapiede e fare lo slalom tra tutte le varie deiezioni canine che trovi sul marciapiede. Hai ragione. Esiste una legge, Ci chiariamolo. sta una legge, Parliamo. teoricamente c'è una sanzione Sì. amministrativa, Contiene da però 200 a 500 euro, non lo so, però comunque di pecuniaria. fatto. Se tu Non conosci esiste qualcuno ancora che è stato l'arresto. multato, No. lo portiamo in Vedo trasmissione. qualche padrone di cane che Che ha con senso civico. che ha senso civico Però col la suo maggior parte purtroppo guanto, no. sacchettino, Però, la maggior parte no. veramente Però pochissimi. perché non ce l'hanno? È sempre il suo discorso, perché non c'è Sì, sanzione. però noi abbiamo posto il problema, no? Ok? Carlo e Marco hanno posto questo problema. Noi diciamo qual è il problema, però non diciamo come possiamo fare per, non dico No, ma la soluzione risolverlo. è semplice. Oh, la La soluzione, perché soluzione è, sennò se ci hai paghiamo fatto caso, addosso. no? Nel momento in cui c'è stato un cambio culturale sul fumo, perché guarda, l'esempio del fumo emblematico, quando mi dicono che in Italia non può cambiare nulla, è una sciocchezza galattica, perché se tu ti ricordi benissimo, nel 75 c'era una legge che vietava il fumo Sì, nei locali non lo pubblici. luce, sì, pochi luce. E c'erano tutti i Ma cartelli perché dappertutto col divieto, tutti? E no? tutti Non smog, fumavano. e tutti se ne fregavano, Ma è allora ovviamente solo quello, non fumavano. smog. I Tant'è io, ristoranti, quando io ero ricordo, ai Marco, trovavo il ristoranti, ma sui ristorante. treni, nei bar, nei cinema, nei teatri, dappertutto. Infatti, io mi ricordo quando ero ragazzino e anche adolescente, perché io sono un soggetto che non ha mai neanche provato a accendere una sigaretta, E e questo ti fa onore e sei in buona compagnia perché pure niente. io ho Però. provato qualche sigaretta, però basta. Però probabilmente mi rendo conto che all'epoca ne avrò fumato almeno 200-300 Non sotto forma siamo di fumo passivo, fumo passivo. E perché sappiamo bene i danni che fumo passivo. diciamo di fatto questo divieto non era fatto rispettare da nessuno. Tant'è che mi ricordo che giravano negli ospedali anche il personale medico e paramedico con la sigaretta in mano, quindi si fumava persino negli ospedali. Poi nel Hai ragione. 2003, quando hanno cambiato la normativa, non è stato solo un cambio di normativa, è stato innanzitutto
tutto un cambio anche dal profilo sanzionatorio, perché hanno cominciato a fare le sanzioni e per la prima volta nei locali, nei luoghi pubblici si è fatto rispettare anche dagli esercenti il divieto, però perché? Perché probabilmente era cambiata anche la mentalità. Quindi nel 2003 entrò in vigore la nuova legge sul fumo. Oggi, se tu vai a qualsiasi posto e provi a accendere una sigaretta, vieni guardato male dal punto di vista sociale. Tu provi ad entrare adesso in un ristorante, in un bar, in un treno, in un autobus con la sigaretta accesa e Tu subito ti dici, dicono di spegnerla. a parte l'apparato sanzionatorio, è stato anche un cambiamento culturale, Culturale. cioè la gente ha capito che il fumo passivo fa Fa male, male. perché prima non si sapeva Eh che sì. faceva E che male. fumare non fa Fumare figo. non fa bene assolutamente, no, è inutile dirlo, e tutti sanno i danni che può Però provocare la anche lì mi sigaretta. ricordo che sembrava ineluttabile, cioè quando io ero un ragazzo e me lamentavo di come stanno L'inevitabilità del fumo. intossicando, Sì, masticavo. cioè, casomai Passava. tu lo dicevi al controllore e il controllore c'era la sigaretta in mano, dice Come no? controllore, Ma io non stanno ricordo. rispettando il divieto di fumo Tu quando c'è la mi sigaretta. apri nella mente dei ricordi fantastici. Io Capito? ricordo nei vecchi autobus Ti ricordo? anni 70, Sì, anni primi, 70 e 80. sì, primi anni 70, in cui c'era Sì, l'autista. sì, Facciamo, sì. ecco, passiamo di parola in frase, no? L'autista che fumava Allora, tranquillamente. c'era l'autista, già non parlare all'autista, era Sì. scritto, però intanto fumava come uno Fumava come un e c'era, turco. ma fumava anche il controllore. Sì, Io ricordo proprio. perfettamente, ti ricordi la figura del No, poi tu controllore che immagina in un stava luogo verso la fine? chiuso come può essere Ma un pericoloso, poi, tra le autobus, altre un cinema cose, pure. Io mi ricordo al cinema c'era una perché... coltre Coltre, fumogena. sì. Sembrava di stare allo stadio. Esatto. Perché addirittura erano impregnati di fumo anche i tendaggi, anche le poltrone. Io mi ricordo che Quando, ma tutto era si arrivava a impregnato. casa, i nostri indumenti si dovevano totalmente Lavare lavare, perché erano cioè, sporchi da bagno. sì, ma hai perfettamente ragione. Quindi un Capito? cambiamento È culturale che è culturale. possibile anche in altri casi, secondo te? In tutti i casi è possibile. No, io dico è fattivamente possibile, perché chiaramente teoricamente è possibile il cambiamento culturale se c'è la volontà, Cambiamento se c'è culturale la si ha voglia di cambiare. quando si verificano tre fattori. Uno è la riprovazione sociale del contesto. Due, la sanzione. E tre, la conferma della sanzione. Cioè, per Perfetto. capirci, se tu vieni punito e poi c'è un giudice che ti leva la sanzione per Allora motivi, dice che si può allora si fare. può fare. Sì, Se lascia. invece tu vieni punito e poi il giudice ti conferma la punizione, a quel punto sei costretto a mettere cinture di sicurezza. Tu ti ricordi Come no? pure Come l'obbligo no? di cinture di sicurezza era una barzelletta. Da un certo punto in poi si è fatto rispettare. Sì, però devo dire la verità, all'inizio si è fatto molto rispettare, eh. Anche come dici tu, sappiamo bene che comunque Che la ti macchina, salva anche la vita. esatto, cioè l'aver appreso questa nozione, insomma, che la cintura di sicurezza non è che viene messa per bellezza, ma viene messa perché chiaramente può salvare la vita. Però ecco, dopo un inizio, chiamiamolo ottimo, nel senso che è stata fatta rispettare la norma, c'è stata anche una presa di coscienza dell'automobilista. Io devo dire, da passare gli anni, io vedo sempre più gente senza cinture di Sì. sicurezza e nessuno interviene. Quindi vuol dire, come dici tu, si è tornati agli albori, cioè quando la cintura di sicurezza praticamente, se c'era bene, se non c'era non fa niente, tanto nessuno faceva rispettare le regole. Quindi è molto importante che qualcuno faccia rispettare le regole ed è molto importante farle rispettare a tutti. Perché lo straniero, quando viene qui in Italia, può fare quello che vuole? Può, come dici tu, mettersi a Piazza di Spagna con i piedi dentro la fontana, oppure lasciare il bottiglietto di birra sulle scalinate? Perché lo può fare? Perché evidentemente non c'è sanzione, ma lo sanno preventivamente. No, Cioè, però lo, se be cioè, il discorso cioè, è una è cosa sempre grave quello, no? questa. Cioè, abbiamo No, non una è che bella. sanno preventivamente, però se cioè, Pazzesco. tu ti adegui, diciamo, siccome lo diceva già Rousseau, no? Che l'uomo è un animale sociale, no? Tu Certo. che cosa fai? Tu vai, per esempio, sul treno. Se vedi che le persone stanno composte sul treno, Sei composto sei anch'io. composto anche tu. Questa Se per imitazione, invece eh? vedi, per induzione, no? Che alcuni soggetti cominciano a imbrattare, sporcare, e nessuno
dice loro nulla, a quel punto si crea se tu quasi non una sai consuetudine, una nel consuetudine. senso che tu sei, diciamo, abilitato a fare delle cose. Oddio mio, Cioè, tu lo Marco. vedi anche con i comportamenti che tengono gli ultra negli stadi, no? Sì. Adesso, da quando hanno messo negli stadi inglesi l'arresto addirittura in diretta durante le partite, Sì. Ecco, adesso fanno tutti più i bravi. ecco, ecco. Passiamo, visto che questo è il ministero Polpettone, questo signore ci dice qualcosa di molto importante. Perché sta succedendo, Marco, poniamo il tema agli ascoltatori Sì, e lo sanno, che è sta successo un succedendo? qualcosa di gravissimo. C'è la crisi in Ucraina? No, No. i 40 euro del primo incontro della mediazione. Io voglio parlare di questo, non Ah, voglio vuoi parlare di... parlare? Sì. Voglio parlare di questi 40 euro. Cosa... Adesso me lo devi spiegare. Siamo entrati nell'ultimo quarto di trasmissione e questo secondo me è il polpettone di questi 40 euro. Voglio sapere la tua opinione su questa storia. Prima un inquadramento, chiaramente, perché Ah, lì cosa è è successo? stato Allora. abbastanza semplice, c'è stata una pronuncia del TAR del Lazio che, diciamo, interpretando in modo molto apodittico, diciamo così, il decreto Letta che diceva che il primo incontro di mediazione si deve svolgere appunto senza pagamento di indennità ai vari organismi di mediazione, ovviamente gli organismi di mediazione fatturavano soltanto le spese vive che venivano forfettariamente Spese determinate vere, in 40 euro più IVA, perché pensiamo poi ci sono spese raccomandate, anche sì, organizzative, no? Di comunicazione, cioè, struttura. di atti, insomma. E, diciamo, il TAR in modo apodittico ha detto, diceva, deve essere totalmente Gratuito. gratuito, Questo quindi nuovo potere, anche cosa ha le spese. creato questa gratuità? Cosa creerà, diciamo, perché adesso la sentenza è ancora recente, però Ci diciamo sarà che un appello al Consiglio di Stato, sì, diciamo che in un ovviamente. medio Un medio periodo. periodo, Cosa diciamo, una cosa del genere crea un problema notevolissimo a tutti gli organismi perché si trovano a prestare una specie di servizio sociale a costo zero che non viene remunerato neanche dal pubblico, perché io potrei anche capire un sistema del genere se lo Stato desse una mano perché riconosce, per Quindi esempio, la funzione sociale svolta dagli organismi. possiamo dire che la mediazione è diventata un'opera di utilità sociale gratuita. Perché Sì, diciamo che questo primo incontro è, diciamo, è fondamentale questo primo incontro. Perché se è gratuito il primo incontro, che cosa può succedere, dal punto di vista beh, cosa pratico? può succedere? Io mi pongo lo stesso problema se tu fossi il gestore di un ristorante, no? Mettiamo che Ecco, tu fammi il gestisci un paragone. Io ristorante gestisco e quindi il ristorante. ha delle spese di struttura, Chiaro. perché ovviamente devi pagare il locale. Faccio mangiare gratis tutti quanti. No, Sì. diciamo, è come se le persone venissero da te, ci vengono al ristorante da Carlo, assaggiano l'antipasto. L'antipasto ovviamente è gratuito. Se l'antipasto è di loro gradimento, poi vanno avanti e pagano il pasto completo. Che bella Se loro. invece l'antipasto non è di loro gradimento, s'alzano dal tavolo e se ne Ma lo vanno. sai che scherzando evidente tu e te hai dato un'idea spaventosa a tutti gli istruttori, tutti i ristoranti del mondo. Ma sai che bella quest'idea? Mi Bella, ti piace? piace! Beh, loro dopo un po' chiuderebbero perché Mi tutti piace! andrebbero a Mi mangiare piace l'antipasto sbaffo. quest'idea! Cioè, tu pratichi un ristorante che dice, ragazzi, venite che ci avete l'antipasto gratis. Se vi piace, andiamo avanti e quindi poi pagherete il conto. Se Sì. non vi piace, andate a casa. Stupendo, veramente È stupendo. bellissimo. Chiaramente non si può fare, cioè, anche Beh, l'antipasto diciamo che si ha può dietro. fare, questo è come se, Sì, ma il ristorante può chiudere perché effettivamente. appunto, allora o prevedi un meccanismo, diciamo, di finanziamento statale, che allora dici in cambio di questa funzione sociale ti rimborso un forfè per ogni antipasto. Senti, mi spieghi per quale motivo questa questione
l'ascoltatore magari non la conoscono Sì. bene, quindi ha creato tanti disturbi nell'ambito del mondo della Beh, mediazione. perché molti organismi, Eh, diciamo, però continuando io, così, saranno costretti a perfetto, ma chiudere. io ho letto che sono nati quattro organismi di mediazione, nuovi quattro organismi di mediazione. Allora io mi farò questa domanda. Com'è possibile che in una situazione, diciamo, di incertezza nascono nuove strutture? Come lo spiego? Ma io lo spiego perché, diciamo, tra le qualità del No. nostro paese ci sta l'imprenditorialità diffusa. Si cerca comunque sia di stimolare, di creare mediatori, cioè di formarli mediatori, non so se esistono corsi di formazione dei mediatori. E ci sono queste strutture che crescono sempre di più, che pullulano. Beh, perché? Non lo so, forse perché Beh, sono probabilmente. strutture, scusa, che chiaramente necessitano di soldi, naturalmente, quindi investono dei denari per poter fare questa Sì, attività. probabilmente. Perché proprio in questo momento, io ti ripeto, Non l'ho lo letto so. oggi su Facebook, mi sono Non lo stupito, ma so, perché. altri quattro organismi di mediazione. Mi Non lo sono so. fatto sentire il nostro amico Giovanni. Non lo so quale possa essere la molla che li Qual è la spinge. molla? Io posso solo dirti che purtroppo non si è fatto nessuno sforzo per comprendere che una mediazione di qualità non può essere gratuita. E Ecco, allora mandiamo questo messaggio, no? A noi quindi, piace sempre mandare un messaggio. siccome Messaggio è questo, il cioè rischio è che venga capito. gratis, no grazie. Ma diciamo che Possono questo dirlo? è come il professionista gratis, Non ovviamente esiste, non può no, esistere. sono due termini, posso dire, In antitesi, no? antitetici, non è Quindi se possibile. vogliono la qualità, gli utenti la devono pagare. Se Giustamente. non vogliono la qualità, la mediazione sarà Diciamo che agli degradata al ascoltatori che la CIB, rango di questi. mero passaggio burocratico, perché poi non vorrei che passasse anche il messaggio sbagliato che ripristinare i 40 euro rappresenti poi Ma questi 40 euro sono veramente. Sono veramente così importanti, cioè. probabilmente no, no, infatti non vorrei che Ecco, passasse questo appunto, no, il messaggio messaggio che che francamente ripristiniamo i 40 euro e i problemi della potrebbe mediazione sono essere, risolti. appunto, potrebbe essere, ecco, beh, ok, è chiaro che non sarebbe risolto nulla, naturalmente, però ecco, non è deviante questa storia di 40 euro, che magari ti buttano lì il sasso, buttano lì la cortina fumogena, magari, ecco, per nascondere altri problemi, ecco. Potrebbe Ma io anche essere. non, lo sai che non vedo tanto un disegno quanto secondo me Non c'è un complotto. io vedo proprio invece tanta Approssimazione. non conoscenza dello strumento. Questo è grave. Questo è molto grave. E poi c'è anche un discorso che si sta sempre più svalutando negli ultimi anni, l'importanza del lavoro intellettuale. Sembra che il lavoro intellettuale non debba più essere pagato, E questo ha e quindi innestato un'altra tematica, niente male, è vero. Lo sto notando pure io, per esempio collaboro, scrivo tu lo articoli, vedi, sì, no? lo vedo. Il lavoro intellettuale è visto veramente come qualcosa di secondario, quasi che debba essere per forza gratuito, non ci debba essere un corrispettivo. E sinceramente non lo so, ma probabilmente è un momento, non Ma lo so. infatti Per quale motivo? Ecco, il lavoro posso. intellettuale, cioè uno magari ci perde Perché un'ora a scrivere un ovviamente articolo, no? si Io. tende a svilire. Perché? Perché si tende a Perché si svilire. tende a svilire? Cioè c'è un Perché qualcosa di nella percezione pregiudizio. purtroppo meccanicistica, siccome tutto quello sembra che non produce un risultato immediato, no? Non è degno probabilmente di nota. Molte cose, molti effetti dell'attività vengono solo percepiti a distanza di tempo. Ovviamente ci vuole la sensibilità per capire, diciamo, questi effetti che si producono grazie all'opera di un professionista.
Certo, no, ma questo è poi. Però se passa l'idea del lavoro gratis, io mi arrendo, perché io potrei dire al ministero, dico allora fatevele da soli, le mediazioni. Fatevele da soli Poi e... vedremo, ci vorremmo anche utilizzare, No, alla perché fine non ci no, sono. farlo gratis vorrebbe dire degradarlo a mero passaggio burocratico, in pratica vuol dire avere una specie di passaporto per poi andare in causa, quindi il Sì. ruolo deflattivo poi non c'è più. Come diciamo, a parte questa problematica, sicuramente poi la ritoccheremo. Cioè, la funzione vera della mediazione qual è? Perché molti se la dimenticano, gli ascoltatori probabilmente la sapranno perché già abbiamo fatto una trasmissione Ma sulla. la funzione vera Qual è della la funzione? mediazione, diciamo... È venire incontro alla gente, poi alla fine il messaggio è quello, non è che dice, la mediazione la faccio per i miei interessi egoistici, la faccio affinché si risolva un problema, cioè c'è una Sì, però lo crisi, sai qual è? La mediazione si conta, diciamo, un retaggio non un problema, anticulturale. diciamo che in questo momento storico dove... Le cause durano anni, paradossalmente sono un incentivo per le persone che hanno torto. Cioè, oggi paradossalmente è interesse più andare in causa chi ha torto e chi ha Chiaro. ragione, perché comunque nella peggiore delle ipotesi ottiene una dilazione di pagamenti. Chiaro, chiaro, questo è vero. Che io Pur ti di non dico pagare oggi per anche la esempio ho avuto metà. un'udienza al tribunale, mi hanno fissato l'udienza successiva, che poi sono tempi. Termini, vi dico neanche lunghissimi, l'hanno fissata a metà ottobre. Capito? Non è neanche considerato un rinvio lungo. No, però insomma, passano parecchi mesi, Quindi, non ci saresti quindi questo. ti trovi, diciamo, con dei tempi che ovviamente chi gioca sull'allungamento dei tempi, la mediazione ti porta un risultato in breve periodo. Che però è contrario agli interessi di una parte, cioè È quella che deve contrario, pagare, quindi diciamo. ho capito perfettamente, quindi è un po' un cane che si morde la coda, E cioè poi c'è anche da tanta. Ovviamente, io ho notato in tutti questi anni che ho operato sul campo, ho notato che c'è anche tanta ritrosia, approssimazione, sì, insomma, nel senso ci sono che. tanti ostacoli No, ma anche anche, persone che non, diciamo, tombate. non sono preparate per affrontare. Diciamo un qualcosa di diverso che Da quando impone esiste un... la mediazione? Ma la Da un mediazione, anno, a ma parte la diciamo questa legge. obbligatoria è del 2010, prima era Allora volontaria, è giovane, è giovane, quindi 5 come anni, tutte una le bambina, cose possiamo dire una bambina, era un ragazzi. bambino. Quindi sta crescendo, no? Beh, Sta se crescendo, si elimina l'incertezza sta normativa, diventando crescerà. signorina, ancora non è signorina, Non è signorina, no. però diciamo che Ne stanno facendo un po' un po' diciamo, di piccoli ostacoli piccoli sociali ostacoli. Poi sul campo. chiaramente riprenderemo l'argomento con molta più attenzione, con maggiori approfondimenti, perché è un argomento che interessa un po' tutti, Sì. ecco, qualche cosa potrebbe essere la svolta epocale per, come dicevamo prima, per le lungaggini della nostra giustizia Sì. che quasi Adesso non esiste gli più. ascoltatori sono diventati Gli curiosi e a ascoltatori sono questo curiosi punto del vorrebbero polpettone. sapere Sì, che mi che cosa piace mangerai stasera a cena, il perché polpettone. il polpettone, quindi per Polpettone quello l'hai tutta la vita. È evocato. chiaramente il Okay. polpettone tutta la vita. Non so tu cosa mangerai, Marco. Non lo so ancora, Che più o mi meno. pare che hai una bella cena, quindi Forse, una cena lugubriana. Quindi forse. Non lo so, non lo so. probabilmente non credo che il minestrone possa far parte di una cena lugubiana. Credo Adesso di l'ho mangiato ieri sera, aver. quindi è stato evocativo. A proposito, ma diciamo i primi li mangi la sera o li mangi a pranzo? No, i primi in genere non li Chi mangio non li perché, mangi? sono un po' intollerante, Ah, è vero. quindi Sì. per motivi Ma oggettivi. il minestrone senza Un pasta. minestrone senza pasta, Verdura, verdurine, con la crosta. no, no, niente crosta. Quella Quella la mangio. è il punto esclamativo sul Sul minestrone. minestrone. Quindi, che messaggio vogliamo lanciare ai nostri ascoltatori che sono rimasti Il disorientati? messaggio che La vogliamo mandare prossima oggi, volta ci sarà l'ospite. sicuramente, il messaggio che vogliamo mandare è questo: è meglio il polpettone del minestrone.
Perché il vegetariano no, per me è meglio il però. polpettone, perché il polpettone poi è fatto anche la mortadella sul polpettone, Ma tu con quale contorno lo abbini il polpettone? Con le patate patate? vado dal forno tutta la vita, Con la patate cicoria ripassata? anche la Bene, cipollina bene. andrebbe Vabbè, visto che è ora di cena, avremmo bene, fatto venire un po' cominci a fare, d'appetito, sì, no? sì, stai facendo un po' così, stai facendo venire un po' di appetito, eh. Quindi io direi di salutare i nostri Salutiamo tutti ascoltatori. quanti, quindi questa trasmissione è buona via questa È volata via perché. senza scaletta. Però noi non diciamo le stesse cose che dicono gli ospiti, no? Che dicono sempre, ma un'ora è troppo, cosa diciamo? Ormai sappiamo che un'ora va via veloce. Abbiamo veloce, noi potremmo parlare ancora con un'altra ora solo di Sì, ma dopo gli ascoltatori no, diminuiscono in modo esponenziale. tanto li Vi ringraziamo. ringraziamo per la Quelli che ci pazienza. hanno ascoltato li ringraziamo veramente caldamente. Sì. Possiamo dare un bel abbraccio Sì, perché abbracciamo qua virtualmente tutti i nostri ascoltatori. abbiamo un popolino di fidelizzati che ci ascoltano Sì, settimanalmente, sì. Beh, ce ma anche l'abbiamo, perché la radio web ha questa facilità che può essere ascoltata durante tutto ecco, l'arco della settimana. tutta la settimana c'è chi ci ascolta in Anzi, replica, chi ci ascolta in su diretta su Facebook. Facebook, Anzi, poi adesso preparatevi che la postiamo subito su postiamo su Facebook. Facebook, quindi Marco Marinello, Carlo Cagnetti vi aspettano anche su Facebook. E vi Vi saluto. salutano, minestrone o polpettone? Ma Minestrone, minestrone. polpettone. Ciao a Ok, tutti. ciao, ciao. Ciao a tutti.